2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Dopo 6 mesi di attesa per avere una sepoltura, arriva l'amara sorpresa di un locolo assai strano. A Farello mi sono disepolti in un cubo di resina bianca posto nei sottoscala delle confraternite. Immagini tristi di una città dove non si sta bene da vivi e neanche da morti. Aspettiamoci momenti peggiori con la crisi finanziaria e il blocco totale della spesa che riguarda la pubblica amministrazione. E nel frattempo passa come un atto normale accettare che l'ASL lunedì scarichi i congiunti dei defunti, quasi tutti anziani senza patente, lungo la statale 115, molto distante dall'ingresso di Farello, e li costringe a correre per la visita. Hanno un'ora di tempo per l'unica corsa di ritorno. Ma chi difende il diritto di questi cittadini a essere trattati dignitosamente? Chi lotta per i servizi normali? Nessuno. Così Farello è un inverno per chi è defunto e non riposa in pace, e per chi è vivo e deve sobbarcarsi visite molto faticose, specialmente ad una certa età. Tutto questo non è vivere in una città normale. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.